Radio Radicale, siamo con Alessia Rotta, Presidente della Commissione Ambiente, deputata del Partito Democratico, per parlare della decisione del Consiglio Comunale di Verona di ritirare la cittadinanza onoraria della città allo scrittore Roberto Saviano. Lei è di Verona. Volevo sapere se è rimasta sorpresa da questa decisione e dalle motivazioni che sono state addotte per ritirare la cittadinanza onoraria. Sono stata più che sorpresa, diciamo sconvolta per l'inutilità e per il momento in cui si è presa una decisione che non ha assolutamente alcun senso, motivazioni comprese. La colpa dello scrittore Saviano, che paga il prezzo della libertà per tutta la sua vita e lo pagherà per tutta la sua vita per combattere la mafia, è quella di aver parlato male del grande capo per qualcuno, cioè di Matteo Salvini. Credo che la città abbia, soprattutto oggi... E anche della Meloni forse, ma il tema è che se tutti siamo oggi in questo momento in cui il Covid è difficile da superare per tutta Italia, il Veneto in particolare, Verona uguale, credo che le priorità siano ben altre, numero uno. Numero due, credo che sia un segnale inaccettabile che si dà in questo modo alla mafia, perché dire che qualcuno è contro qualcuno che combatte la mafia è un messaggio altrettanto chiaro di fiancheggiamento, se non altro. Quindi io trovo gravissimo quello che è successo e credo che le parole migliori però le abbia dette proprio Roberto Saviano, l'interessato, dicendo che sa bene che Verona è molto meglio di queste persone, di quelle che sono al governo, la maggioranza della città, che hanno votato questa revoca totalmente veleitaria, inutile, un atto diciamo di cui non si capiscono le finalità. Quindi credo che la risposta dello scrittore Roberto Saviano dica bene. D'altra parte è partita proprio su spinta dei consiglieri comunali del Partito Democratico una raccolta firme per restituire la cittadinanza a Saviano sul Change.org, e quindi questa è anche un'altra risposta. Ho capito. Senta, qualcuno ha accusato Saviano dei consiglieri della maggioranza di non essere mai venuto a Verona a partecipare a una cerimonia per raccogliere l'onorificenza. Credo che diciamo le condizioni in cui vive Saviano non si augurano a nessuno, perché vivere con il terrore che qualcuno voglia ucciderti, lo comprendiamo e forse lo comprendiamo anche la privazione della libertà in questi mesi di Covid per tutti, che è una condizione per noi temporanea e che non ha a che fare con la paura della nostra vita, certo con la paura della nostra salute, ma essere privati di una libertà sappiamo un po' di più oggi quello che significa. Ecco, dire a una persona del calibro di Saviano che non ha avuto il tempo o la velleità di non passare da Verona, diciamo che è piuttosto sciocca come e pretestuosa naturalmente, per una finalità, ripeto, di cui non si capiscono le motivazioni. Oggi Verona ha ben altre priorità. Su questo mi auguro, e penso che i cittadini tutti si augurino, che possa lavorare la città. Al netto di quello che si può pensare politicamente, non è una questione tra destra e sinistra, questa è una strumentalizzazione da parte di qualcuno, forse per coprire il vuoto che c'è invece di iniziativa politica, questo. Senta, si ricorda un caso del genere di ritiro della cittadinanza onoraria? E poi le volevo chiedere se insomma ha apprezzato qualche posizione, per esempio come quella di Vittorio Feltri, che ha detto che è stata una stupidaggine togliere la cittadinanza a Saviano. La posizione di Sgarbi e di Feltri dimostrano proprio che non è una questione di destra o sinistra, ma di opportunità, e c'è un tema di opportunità politica. Ripeto, un atto del genere nei confronti di chi combatte la mafia a prezzo della sua libertà di vita significa un messaggio preciso a chi invece mafioso è, e quindi questo è per me la più grave colpevolezza. Altri casi di revoca della cittadinanza non ricordo, ma ricordo invece la grande spinta sempre di questa amministrazione, sempre di questa maggioranza comunale a Verona, e la grande fretta per intitolare una via ad Almirante. Ho capito. Bene, senta, io la ringrazio, ringrazio Alessia Rotta, Presidente della Commissione Ambiente, deputata del Partito Democratico, con la quale abbiamo parlato della revoca della cittadinanza onoraria di Verona allo scrittore Roberto Saviano. Grazie. Grazie a Radio Radicale, sempre.